Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, facciamo sentire a chi ci sta seguendo in questo momento su Rai 1 il cuore del Molise. Buonasera e benvenuti. Una notte da sogno in una cornice straordinaria. Qui intorno a me ci sono le rovine di un'antica città romana. Alle mie spalle c'è il colonnato, si chiamava Sepinum. Dall'altra parte c'è il teatro romano. Qui, dove è costruito il palcoscenico, c'era la strada principale. Tutto intorno il mercato. Insomma, è una piccola grande Pompei nel cuore del Molise. Per vivere il premio di un grande del passato. Lo saluto, ci sta seguendo da lassù, Mario Lanza, a cui va questo grande applauso della gente del Molise. In una notte di mezza estate, seconda edizione. Qualcuno però da casa dirà: ma come mai abbiamo iniziato con il flamenco, una musica poco amica del Molise, poco conosciuta nel Molise, in Italia, ma conosciuta in tutto il mondo? Ma come mai soprattutto José Greco, il numero uno tra i ballerini di tutto il mondo di flamenco? La spiegazione è molto semplice. Il papà di José Greco, che è qui con noi questa sera, era molisano e all'età di 3 anni se n'è andato, come tanti altri italiani, lontano a cercare fortuna in America, dove è diventato uno degli attori più importanti. E poi il figlio è diventato anche lui il numero uno dei ballerini di flamenco di tutto il mondo. José Greco, a lui l'applauso di questo inizio, di questa serata. Grazie, grazie a José Greco. E allora, passione, pensate al flamenco. Il flamenco, la musica, noi abbiamo qui sul palco, già pronto, lo vedo, il gitano del Molise, è davvero un grande. José Greco. Siamo